Un attimo, che sono partiti. Ecco qua, professor Pantano. Allora, esordiamo con un verso di Tetrapound a questo punto. E chi meglio di lei poteva farlo? Il canto 45esimo intero. Bene. È il famoso, lo spiego io prima, è il famoso canto contro l'usura. Bellissimo. Il titolo è da Pound, with usura, sarebbe con l'usura, ma nella traduzione italiana è contro l'usura. La lettura è la seguente. Con usura nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata. Con usura non v'è chiesa con affreschi di paradiso, arpes et luz, e l'annunciazione dell'angelo con le aureole sbalzate. Con usura nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine. Non si dipinge per tenersi arte in casa, ma per vendere, vendere presto e con profitto. Peccato contro natura. Il tuo pane sarà straccio, vieto, arido come carta, senza segala né farina di grano duro. Usura appesantisce il tratto, falsa i confini. Con usura nessuno trova residenza amena. Si priva lo scalpellino della pietra, il tessitore del telaio. Con usura la lana non giunge al mercato e le pecore non rendono. Peggio della peste è l'usura. Spunta l'ago in mano le fanciulle e confonde chi fila. Pietro Lombardo non si fe con usura, Duccio non si fe con usura, né Piero della Francesca o Zuambellini, né fu la calunnia dipinta con usura. L'angelico non si fe con usura, né Ambrogio de Predis. Nessuna chiesa di pietra viva firmata Adamo me feci. Con usura non sorsero Sentrofim e Sentiler. Usura arrugginisce il cesello, arrugginisce arte e artigiano. Tarla la tela nel telaio, non lascia tempo per apprendere l'arte di intessere oro nell'ordito. L'azzurro s'ancrena con usura, non si ricama in cremisi. Smeraldo non trova il suo memling. Usura soffoca il figlio nel ventre. Arresta il giovane Drudo, cede il letto a vecchi decrepiti, si frappone tra i giovani sposi, contro natura. Adeleusi han portato puttane, carogne crapulano ospiti di usura. Questo è uno dei canti più, forse il più bel canto di Pound. Ma non ce ne sono altri. Sì, sì, ma questo qui è quello diciamo più significativo, cioè, almeno quello che ho detto io, non è che l'ho detto tutti, ma questo qui è quello proprio più incisivo, più significativo, perché fa capire che cos'è l'usura, insomma, che significa. Questo è in chiave poetica, altamente poetica, sì. Ma Pasolini, quel frammento che è la chiusa del canto 81esimo, quello di Pasolini, letto da Pasolini, e che io ho criticato e che è più breve di questo, possiamo anche leggere.
e la chiusa del canto 81esimo sono gli ultimi 25 versi. Bello. E dicono di. Bello. Quello che veramente ami rimane. Il resto è scorie. Quello che veramente ami non ti sarà strappato, quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene? A me, a loro o a nessuno? Prima è nel visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. La formica è un centauro nel suo mondo di draghi. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo a creare il coraggio o l'ordine o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico strappala, impara dal mondo verde quale il suo sia il tuo luogo nella misura dell'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, Paquen. Strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati. E gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole, metà nero, metà bianco. Ne distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità. Come son meschini i tuoi rancori nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere. Avaro di carità, strappa da te la vanità. Ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blant aprisse. Aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Qui l'errore è in ciò che non si è fatto nella diffidenza che fece esitare. Ecco, questo è il canto, tutto del canto 81esimo, composto nella prigione di Metato, a parte appunto degli 11 cantos di Sani. Però e mi dispiace che Pasolini non l'abbia letto con la dovuta non enfasi, con il dovuto calibro e anche con il dovuto criterio musicale, ritmico, perché ha un criterio di tempi. Comunque, questa ultima parte qui la possiamo, lei la può sfrondare oppure la possiamo riproporre in futuro. Perché no? Da sola. No, ma io questa qui la mando in onda così come ha detto lei, cioè, per me va benissimo. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere a questo bel canto che lei ci ha appena letto, quindi lo mando in onda così e magnifico, cioè poi insomma sentire questi versi detti in quel modo, insomma, e beh, fa venire anche certi brividi, se vogliamo, cioè fa ricordare certa atmosfera di un'Italia che fu, diciamo, ecco. Non le nascondo, ha ragione
europei, non le nascondo che anche nel leggerle, io le ho lette molte volte, tante volte, ci sono dei momenti nei quali vengono proprio i brividi leggerlo, perché io conoscendo il testo... Quello che volevo dire, professore, è come questo grandissimo uomo americano, non dimentichiamoci, è nato in America, Stati Uniti, quindi, che sia venuto in Italia con questo spirito veramente eccezionale. Cioè, a volte faccio fatica a pensare che uno come Sarah Pound sia nato in America. Cioè, faccio una grande fatica a convincermi che sia così. Comprendo, ha ragione pienamente lei, vedi. È un po' quello che spiego in continuazione, l'ho spiegato anche domenica. In effetti, questi americani, ce ne sono stati diversi, ma anche lo stesso Hemingway, che non aveva il temperamento di Pound, lasciano tutti l'America. Poi Hemingway ci ha sguazzato dentro perché ne ha tratto benefici, gli hanno fatto i film sui suoi romanzi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lasciano lui, Hemingway, Pound, Eliot, sono americani che lasciano l'America e vanno in Europa. Addirittura Eliot si fa inglese. Pound non si è mai fatto italiano, però è sepolto in Italia. Appunto, ma l'ha voluto lui così. Diciamolo pure questo. L'ha voluto lui. E non ma per io, caso, perché, sa una cosa, professor Pantano? Io preferisco che Pound sia rimasto sempre americano. Cioè, domani forse può essere, come dire, insomma, può essere molto utile questo fatto, ecco. Anche per una questione, diciamo, di cultura, se vogliamo. Pound è un uomo di mondo, ma comunque un americano che ha trovato tutto la sua espressione in Italia, cioè dove lui ha trovato il posto, insomma, dove doveva stare. È come se quasi, che so... che lui fosse vissuto in Italia da sempre, che non so, e poi immedesimato con quel medioevo classico che lui amava tanto, con questi suoi sonetti, cioè descritti in maniera eccezionale. Cioè, veramente, guarda, è una cosa a sentirlo, a leggere, per esempio quello che ha detto lei adesso, veramente fa venire una forte emozione. E poi lui il fatto che è venuto in Italia, ma è venuto in Europa. Sì. Soprattutto in Italia, perché in effetti hanno capito questi grandi uomini di pensiero e di creatività e di capacità creativa che non c'è spazio per loro in America. In America c'è uno sviluppo della tecnica, della tecnologia, perché hanno dei mezzi e si dedicano volentieri. Si sono dedicati alle armi atomiche, si stanno dedicando adesso a tutta la tecnologia del digitale, dei computer, eccetera. Ma in effetti, oltre il fatto tecnico, non riescono a inventare le arti in senso generale. Non hanno... ci sono molte cose che non funzionano là. Potranno fare anche dei film, ma la vera capacità creativa viene dalla cultura europea. Come infatti sta dicendo, ecco perché dico, è un bene che Pound sia rimasto americano, e che possa essere un buon segno, un buon viatico per il futuro questo Stato, questa nazione, che possa veramente cambiare, cioè, se stessa, visto tutto il disastro combinato nel mondo, parlo dei governanti chiaramente, non del popolo americano. Ebbene, Pound può essere riscoperto e quindi può dare un contributo affinché negli Stati Uniti d'America, insomma, si cambi rotta e che non si prosegua più su questa rotta criminale che continuano ancora a seguire da quando sono nati praticamente. Da quando sono nati che fanno queste porcate. Gli Stati Uniti d'America sono un pretesto per quelle persone che lo gestiscono. Il popolo non conta niente. Infatti. Noi prendiamo qualche volta con i nomi Roosevelt, Kennedy, Bush, Obama, eccetera. E questi sono l'ultimo stadio, quello dell'apparenza. Esatto, dell'apparenza, bravo. Ecco,
quello dell'apparenza, sono le persone, poi ha visto l'esempio Kennedy, che era uno che apparteneva al giro alto dei potenti, però l'hanno fatto fuori di cultura. Lo sappiamo perché. E poi non solo, hanno ammazzato lui, hanno ammazzato il fratello. Appunto, quindi, ma l'hanno ammazzato sempre per lo stesso motivo. Sappiamo perché, insomma, si era messo contro la fede. Sì. Questo quello punto. Che si mettono contro il sistema che è in grande crisi, che è in grandissima crisi. Altro che se lo è. E come? Il proprietario, il quale credeva di avere in mano una situazione mondiale, invece si sta spendo, perché dopo la crisi del 29 non hanno saputo costruire nulla e adesso sono in crisi tremenda. Ma non c'è solo che costruito, cioè hanno fatto solo disastri, insomma sappiamo bene tutto. E per chiarirlo e concluderlo, loro non sono il mito e la favola del re Mita. Loro pensano che il possesso del denaro e dell'oro possano avere in mano la situazione mondiale. Il mondo ha bisogno momentaneamente della moneta e dell'oro, momentaneamente, ma quello non è il fine. Ci sono uomini che vivono anche senza soldi, in riva alle spiagge, vivono di elementi semplici. Non alludo alla Polinesia o a certe spiagge africane o latinoamericane, alludo alla semplicità di vita di molti esseri umani che possono fare a meno benissimo di quelle che sono le necessità contingenti nostre, di un mondo che è vero che ormai con la tecnologia, con i rapporti, è globale, ma è in grande crisi. Questo è tutto il concetto. Ed è quello che Pound, da uomo di grande cultura, ha sempre sostenuto. Sì. Bene, qui andiamo avanti. Tanto è, 20 minuti che stiamo. Sì, beh, adesso dobbiamo chiudere. È stata l'ora e tutto il resto. Lo manda in onda tutto completamente o lo taglia? No, lo mando tutto così. Va bene così. Però, perché, c'è il commento, che è bellissimo, che ha fatto lei dopo, le considerazioni, insomma, sono importanti. E quindi direi che vada bene così, assolutamente sì, anche perché poi per quelli che non conoscono ancora Pound, o per chi lo vuole conoscere, per quelli che lo conoscono poco, questi indizi che lei ha dato, dei due che canti veramente meravigliosi, penso che spingeranno qualcuno a scoprire di più questo grandissimo uomo di cultura del secolo scorso. Ripeto, un americano, italiano, che è rimasto americano, ma comunque è morto in Italia e ha vissuto il resto della sua vita, anzi, ha vissuto più in Italia che all'estero, che nel suo paese, che voglio dire, sono più chiaro di così. Un'altra volta faremo la lettura, qui. E la litania notturna a Venezia, il Night Litany, che lui ha scritto da giovane, e che è la più bella poesia preghiera che riguardi Venezia, secondo me mai scritta da nessuno. Lo faremo subito, quanto prima, certamente, oltre al resto. Certissimamente. Bene, professore, allora le auguro una buonanotte. Per la cronaca, la nostra chiacchierata, per caso, i libri che si vedono alle mie spalle... Sì, vedo, la sto invidiando infatti, perché non ne ho tanti quanti ne ha lei. No, quella è solo la sezione Pound. Oggi sono solo libri che sono Pound. Mamma mia, io ne avrò una decina su Pound, ma non tutti quelli. No, e questi sono centinaia e centinaia. Mamma mia. Scommetto che al mondo non ce n'è uno che ne ha così tanto su Pound come lei. No, c'è gente che ne ha molti, in Italia la figlia, forse saremo in tre. Ma quanti poi, scusi, lei? Insomma, ha una marea di roba a tutto, anche la figlia, posso immaginare, la figlia sì, insomma, la figlia, ma poi non so in Europa quanti ne hanno, quanti lei.
quanto lei di libri o anche negli Stati Uniti. Sarebbe importante sapere. Italiano ha quello che ha la figlia, o quello che ho io, o quello che ha un'altra persona. Certo. Comunque bellissimo. Anzi, poi, a proposito, la prossima volta ci racconterà quel professore indiano che con lei ha fatto un libro su Pound. Sì, il professore. Esatto. E anche questo, insomma, che arriva anche in India Pound, come vede, insomma, la grandezza di un uomo, nonostante gli ostracismi e tutte le sciocchezze che lui sarebbe stato, tra virgolette, dalla parte sbagliata, queste sciocchezze qua ormai sono cose che fanno ridere quando uno dice parte sbagliata, ma qua lasciamo stare, va. Voglio dire, quello che dici. Davanti a un uomo del genere, come il grandissimo Ezra Pound, tutti questi pensieri volano via, anzi, neanche appaiono nella mente, cioè non, nemmeno si ricevono questi pensieri. Cioè, un uomo così, per me a Pound potrebbe essere anche, che so, quello che vogliamo noi, ma legge certe cose di lui così profonde e così dentro il nostro spirito italiano, poi, visto che insomma, lui è stato un grande medievista in un certo senso, beh, è una cosa meravigliosa. Cioè, io Pound lo considero un italiano, veramente, anche se, ripeto, sono contento che comunque lui abbia, se si è sempre rimasto americano, ha avuto sempre il passaporto americano ed è morto da cittadino americano, però sepolto in Italia, a Venezia. Questa è una bellissima cosa. Comunque, prima di chiudere, sì, mi permetto di ricordarlo che, essendo questo momento oggi il 30 ottobre, sì, siamo a 128 anni esatti dalla nascita di Ezra Pound. Questo abbiamo 128 anni. A 128 anni esatti dalla sua nascita, sì. Lui è morto nel 72, è morto nel 72, vero? 72, il primo novembre del 72. Esattamente, sì, sì. Sono 41 anni, sì. Va bene, professore. Allora, buonanotte e alla prossima. Buonanotte. Tante cose. Grazie mille della sua partecipazione, grazie. Buonanotte.